amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft. Che ci fai qua su tu? E mi spara lì. E vai. Sono invulnerabile. No. Vabbè, ti svulnerabilizzerai dopo. Va bene. Allora questa mappa, vai. Per chi non l'avesse già vista, la mappa in cui dobbiamo correre in un corridoio pieno di mob e cercare di non morire, però uccidendoli nel frattempo, naturalmente. Esatto, questo è Tunnel Trouble. Tu voli di sotto! Questo è Tunnel Trouble V2, non V2, V2. L'abbiamo chiamata così per differenziare dalla prima versione, che diciamo che è quella tipica, come vorrebbero gli sviluppatori, ovvero che c'è questo corridoio di 5000 metri, vediamo quanto riesce ad arrivare avanti prima di morire, cosa che succederà per forza. È impossibile arrivare in fondo. Noi abbiamo proposto nella scorsa puntata, voi avete detto che vi piaceva come idea, ci avete detto nei commenti di riprovare con le torce, quindi la faremo così. Cercheremo di andare avanti mettendo degli avamposti, quindi con la sabbia che ci viene fornita dal gioco. Esatto, e una volta fatti un avamposto di almeno alto, quindi 2, in modo da bloccare quasi tutti i mob, certo gli enderman si possono teletrasportare se ci tengono e ma i ragni possono superarlo, però non si può fare in modo dato. Ok, poche chiacchiere e andiamo a lavorare. E una volta fatti gli avamposti potremo mettere le torce indietro in modo che non ci spawnino più i mob e vedremo piano piano di arrivare in fondo ai 5000 metri. Per chi non c'era, queste sono le classi di appartenenza, come quando ho cominciato un GDR potete decidere se fare il mago, l'arciere o l'assassino, quello esatto. Che vi pare. Io per esempio farò l'arciere. Esatto, se siete curiosi di vedere per conto vostro come si fa, andate a giocare nel download, altrimenti guardate il nostro primo episodio. Altrimenti salvare, per cortesia. Aiuto! Ecco. È un attimo, ma se iniziamo bene, no ragno, aspetta io che qua mi trasferisco un attimo. Ricordatevi, dato che vi dà due cose alla volta, separatele, altrimenti vi si consumeranno entrambe in modo che mi sembra una cosa cattivissima. Via che mi sto cambiando su. Anch'io non vedi la spiaggia. Guardoni zombie. Prima guardavano i gunner testifiche e ora guardano uno che indossa l'armatura. Comunque sti guardoni di zombie. Allora mettiamo. Oh, adesso no, mi hai fatto lanciare via il mio testino. Il testino? Sì, il testino. Il leather cap lì. Ah, il leather cap. Aiuto. Allora, anche se voi vi sembra che sia tutto bello illuminato, in realtà è tutto completamente buio. Ma abbiamo la night vision. Ok, aiuto. Ok, io vedete un sacco di sabbia. Allora, io prendo le torce. Allora, io sono un summoner, ovvero un evocatore. Posso evocare i golem. Quando è vivo? Quando sono vivo. Vedete che è tutto buio in realtà? Appena, accidenti, appena avevo messo un avamposto, potrò illuminare questa zona. Accidenti. Vengo ad aiutarti? Sì, magari sì, ragazzi. Sarebbe gustoso da parte tua proprio. Ok, questi cosi sono veramente resistenti. Ok, aspetta, faccio subito un golem. Presto, sì. Presto, aiuto, fai il golem. Ma non con la neve. Non con la neve. Che neve? Hai neve? No, ho messo la neve. Ma sei stupido. Ho sbagliato. Vabbè, ci salverà quello con la neve. Non sicuro, importa, guarda, vai. Da. Salvaci tu, zucchero. Senti, zucchero, fanne uno serio, per favore. Sì, ora lo faccio, un attimo. Ma guarda. No, di nuovo la neve! No, ma ci non quello lì con le palline di neve. Ho sbagliato. No, non ci posso credere. Vai, contro Giangin G lo zombie, vai. Guarda che ci lo tiene lontano, invece è fortissimo. Sì, soprattutto. Ok, vai golem, magari vai da una mano a zucchero che da solo. Sì, forse sì, cioè distruggi anche zucchero mentre ci sei che è meglio. Vai golem, attacca. Come faccio di questi altri? Ah, Enderman! Posso distruggermi? Li dà se li distruggono? Che la neve, no, la perdo. Ok, buona sapere. Già morto il tuo zucchero, eh? Sì, allora. Questo qua è il nono of High Mound. Deve essere che uno dei tre creatori della mappa al massimo è riuscito ad arrivare fin qua. Bravo. Complimenti. Allora, facciamo un avamposto qui. Fai avamposto. Sì, ho fatto delle cose orribili. Avamposta! Presto, prima che passino. E stanno passando. Ma accidenti a sto zombie, via. Fai il muro. Ci sono quasi, ci sono. Ok, no, però ho messo un blocco di troppo. Ma accidenti. Aiuto, stanno passando lo stesso. No, il creeper no. Creeper. Zombie. Vai, golem. Golem, lavora. Ma grazie, grazie mille. Figurati, è stato un piacere. Ah, quindi, sempre delle scatole. Questa sempre. Zona non è ancora sicura, quindi dov'è il mio bellissimo zucchero lì? Zucchero è defunto, te l'ho già spiegato. Ma uffa, aia. Ok, no, distruggi quel blocco. Distruggi il blocco.
Il blocca! No, sono venuto qua io! Vai, bravo, bravo, bravo Golem! Tu pensaci, bravissimo, ok. Bene, ammazziamolo, anche tu hai la spadina. Sì, la Bene. schifezza ce l'ho anch'io. Quindi questa zona possiamo dire che è in sicurezza, che i mob non Sì. possono passare. Oh, guarda Benissimo. quel golem come lavora per la prima volta in Quindi, vita sua. bravo. Quindi adesso che abbiamo fatto questo, possiamo fare così. Allora, facciamo così. Allora, questi qua resteranno come memento Non della ho mia un neve. mismoriar. Allora, prendiamo Diamond Shovel, giusto per toglierci se ci servisse velocemente. Poi prendiamo delle bistecche, diciamo degli stack di stack, giusto per Ho dirla. E ammazzato un po' di creeperi. prendiamo le torce, torcia, torce. Torci! Torci! Ce ne serviranno tante Io torce prendevo sempre sicuramente. trico, però. Ok, torce. Bene, ho preso un sacco di torce. Tu hai preso qualcosa? Sì, ho preso sia torce che palle di Quindi, neve. dato che adesso abbiamo. Creeper, tre creeper addosso, Bene, tre creeper aspettate, aspettate, addosso, dato che. Ho qualcosa. capito. Muori in pace, lascia stare. Ok. Dato che abbiamo detto che adesso mettevamo le torce una volta fatto il. Come si dice, l'avamposto, diciamo che questa prima zona la possiamo mettere in sicurezza. Quindi non si dovrebbero più spawnare i mob in questa zona. Che ha senso? Di solito quando uno conquista una zona, poi i mob. Aiutami! Arrivo! Veloce, veloce, Arrivo! veloce! E vai, guarda come ti sto Veloce! Ma tu salvando. veloce, sai cosa vuol dire? Sì, sono morto subito appena me l'hai chiesto. Ok, andiamo. Aspetta, guarda che devo fare altri zombie e mob, Altri zombie? Sì, fammi golem. degli altri, sono pochi questi, Esatto. effettivamente. Aspetta, aspetta. Adesso mettiamo in sicurezza anche la zona del gravel. Presto, Ci fai. vuole identificatela giù. No, non mi date da fastidio. Fammi fare lo zombie, il Fai fare mob. lo zombie, siamo No. morsino ancora, ci Ah, ce siamo. l'ho questi zombie, sono golem. Vai, schifoso Vai, golem. no, dove l'ho Ma messa? no, lì la zucca. No. Ho messo lì la zucca, così non la posso neanche più riprendere. Ma non ti posso Vabbè, comunque ne credere. faccio un altro, se no spreco Tu anche le zucchere questo. nel cervello. Aiuto, Biri. Occhio No, alle spalle. cazzoso, accidenti, vai, vai. Vabbè, sta zucca sta qui a simpatia, dai. Sì, a simpatia, portami via. Ok, io direi quindi di fare un'altra avamposto. Creeperi, Sì, ho capito. Dai, l'ho quasi bloccato davvero? Non ci credo, ho bloccato i creeper. venite qui carini, che è uno, Ok, due altro. e Aia, hai colpito me in non pieno! vestirti di verde. Non sono vestito di Ma lo verde. sì, Mi è c'è andato via il cappellino, ok. via. Via il cappellino. Ah, ce l'ho infinita la night vision, bello, meno male. Infinita? Ah, dopo che l'hai finita, ricontinui. Non lo so, me la dà infinita, mi sembra. Mangiamo la bistecchina. La Ok, bistecca di soia. illuminiamo. Ah! Due creeper dietro la Sì, lo palissata. so, Dai, che stiamo andando bene, vai, vai. Tu ce l'hai delle torce? Sì? Ok, brava, nel caso servissero. Io sai che quasi fra poco finisco le spade, non so. Hai morto uno dei miei golem, Ma forse. no, 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 non chi credo. è? E chi è che ha lasciato due cosi di Dimenticarlo. putrescenza? Via, Putrescenza. lontano. Ah, un ender pearl. Vai, Pigliala che. via. Cosa c'è sotto laggiù? Ah, i Sì, testificate. pigliamoli perché noi ci commerciamo. No, 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 Poi andate via. No, come facciamo. torniamo indietro? Non ci ho messo il passaggio tornare. Sei un genio del bene proprio tu, eh. Oh, io direi che forse per fare una cosa ci dovevo mettere un blocco qua. Così è più lontano, i mob non ce lo dovrebbero fare. Ma noi se vogliamo sì. Cerchiamo di mettere sicurezza ai Sì, testificate. poveracci, ne hanno Aia, bisogno aia, proprio. aia, aia. No, 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 no. Fatemi tornare a casa, 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 Ah, casa. No! Testificate! No, ci sono gli Enderman incavolati! Ah! Neri! E se dico neri degli Enderman, sono proprio neri! Dice, basta, chi è che mi colpisce? Quelli. Dai, E dai, uno. è uno E e due. due. Vai, dai, che da qui puoi fare un sacco di colpi da acciaio. Guarda lì, guarda, ma perché devi concentrarti su quello in alto? Non guarda, con tutti quelli che ci sono, il mio golem si concentra su quello a cui non riesce ad Il tuo golem è arrivare. come te, amore, No, uguale, accidenti. stupido uguale. Allora, Dai, creeper happy! fai un altro golem. No, quanti siete? Quanti siete? Un attimo, un attimo. No, sono caduto nel buco. Creeper! Crepate, No, la mia creeper! spada, ho No, bisogno. creeper, no! Via, via, pulisci dall'altra parte, via, 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 via. Ho tutti questi scheletri che mi stanno guardando le gambe. Allora, sembrerebbe che il nostro sistema funzioni abbastanza. Quindi, forse questo Enderman ci si è teletrasportato qui. Te l'ammazzo io. Guarda come sono Un bravo. arco! Mi hanno lasciato un Ah, oh, meno arco! male, brava. Ok, dov'è l'Enderman? Se n'è andato. Fatemi finire i miei. È difficile finire i golem in tempo. Finisci il golem. Finisci il golem. Bravo Golem, bravo, vai a ammazzare lo scheletro, Finiscilo! bravo! No! No, quanti siete? Fatemi. Dai, aiuto! Vai!
Bestie! Ce la faccio a finirlo! Sono morto, niente. Sto cercando di aiutarti da qua giù, ma... Una figuraccia bellissima. Epic fail. Yay! C'è un enderman che sta bando la lampada del muro. Sì, io mi chiedo, ma perché devo mettere in sicurezza i tessigli? Non possiamo fare in modo che vengano sbranati? No, perché ci servono, perché sono dei buoni commercianti. Sono dei buoni commercianti, ok. Golem, ma stai lì a ballare il tucatuca o... Dai, ce la posso fare, secondo tentativo. Amore, senza armatura. Ah, sì? Aiuto! Vabbè, addio. Niente, non fa per me. Senti, non è che vuoi fare tu il summoner d'acciaio, io ti sto a guardare. Ma no. Vedo che non riesco a mettere la testa. Sembra perdere la testa questi Iron Golem. Dai, metti, attacca. Dai, accidenti. Vai, ok, dai. Ora il millesimo tentativo, direi che ce la posso anche sperare di farcela. Ok, attacca. Sei senza armatura? Mettiti un'altra. Sì, vero. Allora, armatura. Non ho. Ok, perfetto. Aiuto. Ammazzalo. Su, ma non guardare verso l'alto. Non ci sono i testificate femmina. Cosa c'entra? Magari gli piacciono i testificate femmina. C'è già Marta. E morite. Senti, idiota, di là. Vai, forza, fila. Vai, ok. Allora, mentre questi zombie simpatici si concentrano, ammazzatelo però. No, mi è morto lo zombie pigman, golem. Zombie pigman, ci saranno anche loro, secondo me. Spero di no. No. Ok. Accidenti. No, aiuto, arrivano sempre di più. Meno male che non possono distruggere le nostre barricate, ok? Testifiche. Ammazzo questo zombie qui incastonato come uno smeraldo. I testifiche sono stati messi in sicurezza. Ora ci dovranno pagare, chiaramente. Pagheranno con la vita per questo. Dice, vi abbiamo messo in sicurezza. Cosa volete in cambio? La vostra vita? No, non me ne faccio di niente. Guarda, facciamo un po' di commercio. Diamo un'occhiata a che cosa vendono sti tizi. Allora, una spada con un knockback. No, guardo. Inizio da lui perché sennò non posso vedere. Allora, lui vende per 10 bone un chain helmet, per 10 gunpowder una blast protection, buono. Per 10 rotten flash questo, dato i miei golem lavoreranno, spero. Ok, per un sacco di cose, un iron chest plate, una fishing rod con flame power e punch. Che cavolo! Vamo a potenziare il tuo arco facendoti questo. Sicuro, guarda. Dar fuoco ai nemici, la flint and steel... Un empty map e basta, ok. Allora, la spada potrebbe essere una... Non essere... Spawn pig, la saddle, è giusto, così andiamo più veloci. Un wolf, un ocelot per scappare, fantastico. Bene. Vediamo un po' se c'è qualcosa. E tu cosa vendi? La spada? No, a metà però, che cattivo. Allora, senti, potrei... allora, tu vuoi qualcosa in particolare? Io direi che... questo qua è potenziato. Quanto ci vuole per prendersi l'arco potente? L'arco potente ti ci vuole 10 ossi. Io direi che... me lo potrei prendere. Io direi che dato che sono lo summoner, mi prendo chiaramente il... No, non la snow! Mamma mia, che pelo! Il blocco of iron, almeno ce n'ho qualcuno in più. E se prendessi la blast protection della change cast plate, non se va, sì, me la prendo, dai. Vai. Quella è la mia preferita. Non so, io direi che una spada più forte a me servirebbe, però, quindi direi che mi prendo anche una spada, che sennò sono senza spada. Non è una brutta idea. Vediamo di riuscire, ecco, se mettono i testificate in modo sensato, vediamo se riusciamo a giocarla usando loro come cosa, quindi non nel senso che si possa tornare indietro a rifarsi dare la roba. Vediamo se... Non dimmi che li hai persi. Sì. Li hai persi. Sì. E no, così ci scappa. Sei una... Una testa di legno. Una testuggine sei. Vabbè. Dai. Cos'altro potrei prendermi? Mi dai un po' di carne di zombie? No, non ce n'è abbastanza. Vabbè. No, l'ho appena usata. Quanto costava l'arco, avevi detto? L'arco, 10 ossa. Quelli che ho appena buttato via. Quante ossa hai buttato? Una decina. Ma sei veramente una testuggine. Lo so. No, un'idea. Si può ancora fare. Basta mettergli un pezzo di sand al posto. Ok, fatto, risolto il problema. Grazie, presi? Sì. Pigliati le tue ossa. E tu ti sei presa quello? Io cosa me la prendo anche? No, io non posso. Tu hai due gunpowder per me. Sì. Ok, tu mi presti le gunpowder. Ok, prendo l'arco e cannuccia, come diresti tu. Mi hai dato la mia roba? Te la do subito. No, non dagli! Ma dagli a... Da accidenti. Cosa ti serviva? Non me lo ricordo. Dammi... Boh.
Gunpowder. Gunpowder, tieni. Sì, dammi la gunpowder. Dai che divento una... Guardate le spalle! Dai che divento un mezzo gioco di ruolo dove dobbiamo commerciare per andare avanti, potenziarci. Quello che non c'è lì dietro. Ora do un'occhiata. Lì dietro. Ma cosa facevo della gunpowder? Non me lo ricordo. Cos'è che vuoi? Perché volevo la gunpowder? Ah, per questo la gunpowder. Ok, prendiamoci questo blast protection. Comunque... Sì, ma io faccio tanto la simpatica, ma a me servono delle frecce qui però. Frecce ti servono delle ossa. Quante? 10. Non ne ho. Ce l'ho io. Ah, grazie. Allora prendile per me le frecce. Quante frecce hai? Ne ho solo 39. Ok, aspetta, è questo che... No! La mia sabbia. Allora, vediamo un po'. Frecce, toh. Ti do 10 frecce. 64 frecce, dai. Grazie. Toh, mangia. E te ne do altri 35. Così sei proprio piena di frecce da buttare via. Bene. Ah, che bello, siamo arrivati a questo siamo riusciti a mettere in sicurezza questa zona e mi sembra finalmente abbastanza sicura. Abbiamo commerciato, quindi forse riesce a essere anche abbastanza interessante, che chiaramente se non avessi messo i testifiche, uno arriva a un punto in cui non ha più robe, non posso più fare golem, non ho più spade, moriamo sicuramente se uno non ricomincia. E invece forse grazie ai testifiche possiamo effettivamente fare la versione V2, è veramente praticabile. Quindi direi che siamo usciti da... Attenzione. A morire. Aia, vediamo se riesco a fare da dietro la palizzata un golem. Ma chi ce l'ha con me? Io ce l'ho con te. Questi due. E vai golem, vai, all'altro lato. Non io, all'attacco. L'Olimpo dall'altro lato. Non guardare me, sono cattivi. Beh, oh, alla lunga. Bene, golem è ottuso. Questa gente veramente guarda. Bene, quindi comunque la versione V2 funziona. È fattibile, lo speriamo. Laggiù potremmo anche potenziarci. Ho 7 livelli. Che ci fare la neve in mano? Togliti la neve di mano. Ah, ok. Quindi vi ringraziamo per essere stati con noi in questa prima puntata della versione 2 della Tunnel Trouble. E non vediamo l'ora di continuare. Chissà quante altre insidie ci attendono ancora. Torna qua, non so, magari. Voglio sapere, mamma mia, quanti. Meno male che i golem lavorano solo. Via, scappa, via. Non fare questi danni! No, salvami! Vieni! Tu hai arrivato il golem! Vai golem! E quanto ci metti? Ok, grazie a tutti e alla prossima! Dai testimoni! Ciao! Inquietante! Grazie e alla prossima puntata con gli Eternal! Cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! Andiamo a morire! Questo è Tunnel Trouble, lo sapete già, lo sapete già, perché... Ci avete già visto morire! Probabilmente avete già visto la prima parte, quella che noi abbiamo chiamato, diciamo, la... No, 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 no,